tutti e benvenuti in questo nuovo video. A grande richiesta vostra ho ordinato la SIM Optima Mobile per testarla e per parlarvi anche della tariffa super conveniente a 4,95 euro per 100 giga minuti ed SMS limitati. Prima però vi faccio vedere due speed test, solo due, e vi spiegherò dopo gli speed test per quale motivo ho fatto solo in questo caso due appunto speed test. Ma intanto andiamoli a vedere. Allora, primo test con la SIM Optima Mobile. In questo momento stiamo agganciando un'altra BTS, ce n'è una a neanche 100 metri, però stiamo agganciando un'altra BTS. Poco fa agganciavo un'altra che ce l'ho accanto, vabbè. Ping molto meglio di Fastweb e già viene da ridere. Allora, questa BTS è più lontana di quella che ho accanto, però vedete che già la velocità massima l'abbiamo toccata e superata, e anche in upload. Ecco, adesso ho agganciato altra BTS, come vedete sono 78 metri, quindi meno di 100 metri in linea d'aria ce l'ho accanto. Sono dentro casa proprio, con i muri davanti, però la BTS è vicinissima. Ping sempre la metà di Fastweb. E anche qua siamo al massimo delle potenzialità. Vi ricordo che sono le 19:43, quindi intenso traffico di dati. Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi video. Sono presente su Instagram e vi invito a iscrivervi lì perché do delle informazioni molto importanti e comunico con voi anche riguardo la mia vita privata in modo massiccio in determinati giorni in cui ci sono delle cose importanti da comunicare, quindi aggiornamenti e anche parte appunto della mia vita privata, ma specialmente do consulenza su Instagram. Lo faccio anche sul numero WhatsApp, però gli ingressi su WhatsApp non sono sempre costanti, quindi mi potete contattare, vi risponderò sicuramente anche su WhatsApp, però vi invito a usare, se potete, maggiormente Instagram. Potete supportarmi mettendo i like a questo video e a tutti i video che io vi propongo. Avete la possibilità di supportarmi in questo modo, che è il modo migliore, o anche economicamente abbonandovi al canale. L'abbonamento, che costa di meno, è pari a un caffè al mese, quindi bene o male a tantissime persone è possibile poterlo fare se mi seguite e appunto siete grati del tempo che dedico a voi, sia nelle consulenze che per la realizzazione e testare i video e smascherare anche le magagne degli operatori, specialmente sul punto tecnico. Attenzione. Allora, Optima Mobile, perché ho messo solo due speed test? Perché gira su Enabler Efortel, che è lo stesso di Uno Mobile. Uno Mobile conosciamo perfettamente il suo funzionamento, ho già dedicato un video, se non l'avete visto vi invito ad andarlo a cercare, basta che scrivete Uno Mobile, vi usciranno i video dedicati. Ovviamente la SIM di Optima Mobile l'ho testata per due giorni, vi ho messo solo due speed test perché è inutile ogni volta metterne di ogni tipo e genere, l'ho portata in giro
E anche se già sapevo perfettamente che sarebbe andata esattamente come Uno Mobile, essendo Efortel l'enabler che lo gestisce, comunque l'ho fatto lo stesso. Quindi vi ribadisco comunque che il Volte funziona. Non per tutti gli smartphone o le versioni degli smartphone, quindi andate sempre a controllare la lista degli operatori. Allora, le prestazioni sono per quello che offre l'operatore virtuale. Se la rete Vodafone da voi va bene, quindi ripeto, se la rete Vodafone da voi va bene, normalmente i 60 megabit al secondo in download e i 30 megabit in upload a buon segnale, quindi a copertura buona e senza saturazione di BTS particolarmente eccessivo, normalmente o ci si avvicina o, come avete visto, si toccano anche in orari di punta. Allora, quindi, come operatore, sotto questo punto di vista è promosso. L'offerta è vantaggiosissima, 4,95 € per avere 100 giga minuti SMS illimitati, però adesso dobbiamo parlare della tariffa in generale, delle tariffe di Optima Mobile. È stato uno dei primi operatori che ho testato quando ho aperto il canale, infatti c'è un vecchio video che se volete potete andare a cercare. Allora, quando voi stipulate l'acquisto di una SIM è un contratto praticamente, dove loro, che ha la durata di 12 mesi, dove voi vi impegnate a ricaricare. Ora, se non ricaricate, non è che vi mandano la finanza a casa o vi arriva chissà che cosa. Infatti, una volta attivata la SIM, se voi entrerete nell'area riservata del sito, sia tramite PC che tramite app, vedrete che la modalità di pagamento c'è scritto bollettino postale. Ciò non significa che vi riceverete il bollettino postale. Allora, è una SIM che non è considerata dormiente, cioè significa le SIM dormienti sono, per esempio, quella di Verimobile, di Omobile, di Kena e altri, tipo anche PosteMobile, e ce ne sono tante altre. La realtà è che in teoria, se non ricaricate tutti i mesi, dovrebbe poi distaccarsi automaticamente dopo 1 o 2 mesi l'offerta che avete, e per riattivarla dovreste ripagare l'attivazione, vedere se c'è ancora quell'offerta, ovviamente, che avevate prima in elenco, e ve la riattivate. Però devo dirvi che sia anni fa, quando provai la SIM, che adesso, anche dalle testimonianze dei miei collaboratori gratuiti, che mi collaborano al canale in modo gratuito e spontaneo per passione, abbiamo messo sotto torchio il call center di Optima Mobile in tutti i modi. Le risposte sono state molto vaghe e contraddittorie. E non abbiamo ancora le prove, perché nessuno dei nuovi clienti, perché questa tariffa è uscita da poco, ha non ricaricato la SIM per 1 o 2 mesi, perché è appena uscita, quindi non abbiamo la prova. Ma si sa che con Optima Mobile e con altri operatori, visto che hanno pochissimi clienti, almeno per il momento, vi dico, per il momento ad oggi, ok, che è il 3 marzo 2023, se dovesse capitarvi ad oggi, ma non so domani, quindi metto le mani avanti. Se si chiama il call center dopo 2 o 3 mesi che non ricaricate, gli chiedete: ah no, per favore, riattivatemela, non fatemi pagare neanche i mesi precedenti, e via dicendo. Al momento lo fanno, come lo fanno anche altri operatori virtuali, quindi è potenzialmente possibile al momento, ma è un favore che vi fanno, e lo fanno ovviamente per interesse, perché sennò perdono il cliente, visto che hanno bisogno di svilupparsi questi operatori, perché sono molto piccoli. In questo caso va bene, perché quelli che vanno su Efortel vanno veramente bene, e ne abbiamo parlato tante volte e dimostrato con Uno Mobile. Quindi io comunque la consiglio per chi usa userebbe il numero, per esempio, in portabilità, il numero principale, o per chi, e quindi ricarica tutti i mesi,
oppure per chi la usa come SIM secondaria, ma comunque la ricarica tutti i mesi. Lì vi posso dare la garanzia che non avrete problemi, ok? Questo deve essere chiaro. Per il resto vi ho già detto quali possono essere le situazioni. Ad oggi la situazione è così, come vi ho detto io, quindi chiamando se non ricaricate vi fanno la cortesia di riattivarla, ma non è detto che da domani continui a essere così, perché è scritto che il contratto di somministrazione del servizio dura 12 mesi e voi dovete ricaricare. Se non si ricarica, comunque, non so se adesso hanno inventato che arriva poi il bollettino, ma se non lo pagate non succede niente, vi disattivano semplicemente quella che è la vostra offerta e basta, quindi non abbiate paure di questo genere, potreste non avere più quella tariffa. Questo è il rischio che incorrete. Allora, l'ho testata comunque la SIM, l'ho portata in giro per 2 giorni in varie zone, si comporta perfettamente come immaginavo, ma per onestà intellettuale, anche se va su Efortel, me l'avete chiesto e l'ho fatto, le prestazioni sono sempre quelle, dove c'è copertura Vodafone, buona, buon segnale, non c'è saturazione eccessiva, comunque si naviga bene per essere un virtuale, appartenente sempre a quella categoria 60 megabit in download e 30 in upload. Il Volt, come vi ho detto, è attivo su tantissimi modelli, non posso dirveli tutti a memoria e non me li ricorderei, quindi non me li chiedete sui social, cercate più facile che ve li cercate direttamente nella lista degli smartphone compatibili. Se non ci dovesse essere, contattate il call center che al momento, avendo pochi clienti, vi rispondono subito e vi danno appunto la risposta. L'unica cosa che posso dirvi e invitarvi comunque sempre a sostenere questo canale. Se non volete farlo economicamente, lo potete fare economicamente anche tramite gli acquisti sul mio canale Telegram e usando il mio link di affiliazione Telegram o per quanto riguarda Amazon, perdonate, quindi io ho l'affiliazione come tantissimi da YouTuber ad Amazon, quindi sotto giù in descrizione trovate il link per accedere ad Amazon direttamente per qualunque acquisto voi farete, non spenderete un centesimo in più, ma sosterrete economicamente il canale, quindi non spenderete nulla. O ancora meglio, vi iscrivete al mio canale Telegram, se usate Telegram, dove io qua ogni tanto metto delle offerte che potrebbero interessarvi cliccando direttamente su quell'offerta, quindi sulla fotografia, per esempio dello smartphone in promozione o via dicendo, e farete l'acquisto in modo normale come avete sempre fatto, ma entrando da quel link potete sostenere il canale economicamente. Io potrò investire sempre di più nella qualità di questo appunto canale. Io vi ringrazio per l'attenzione, al prossimo video un abbraccio e un saluto da Giuseppe.